Dunque, l'obiettivo di oggi, è quello di diciamo così, andare avanti sui primi passi che abbiamo fatto di applicazioni che utilizzino basi dati e andremo avanti in tre direzioni. Uno, cercare di capire se c'è differenza nel modo di lavorare tra questa tabellina con i 17 nomi che abbiamo usato nell'esempio di ieri mattina, rispetto a lavorare invece con tabelle molto più grandi, no? Ricordate nella pubblicità, nel teaser che avevo lanciato la volta scorsa, ho detto che c'è una tabella fatta nello stesso modo, con lo stesso tipo di struttura, la differenza è che ha 600.000 linee anziché averne solamente 17. Quindi, visto che in questo corso ci interessano anche le prestazioni, cercheremo di capire anche, no, che impatto c'è sulle prestazioni quando i dati con cui dovremo lavorare sono più che una manciata, no? Cominciano ad essere quantità significative. L'esempio che abbiamo fatto al volo era di dire, ma vediamo, chiediamo al database, no, di dirci in questa tabella parola, sequenza di parole, parola in sequenza, quanti elementi ci sono, e lui ci mette, in questo caso ci ha messo poco, dice di 100 millisecondi, ieri ce l'aveva messo di più. Però cominciano ad esserci dei tempi, forse perché ho già fatto il count ieri e il database l'ho ricordato, dovrei spegnere e riavviare il database per essere sicuro. Ma sono operazioni che comunque richiedono un certo tempo. Se io volessi sapere che in questa se in questa tabella esiste una parola che si chiama parola uguale casa, dovrei fare una query che richiede, non parola, nome si chiama, scusatemi, una query che vedete qua sotto mi dice che c'è, no, ho cercato, selezionami tutte le righe in cui la parola è casa, mi dice che c'è, ma ci ha messo 250 millisecondi, un quarto di secondo. Un quarto di secondo è un tempo lunghissimo in informatica. Voi pensate, qui diciamo così, l'esempio a cui stiamo tendendo è quello del giochino Razzle, no? Pensate se ogni volta che spostate il dito su una lettera dovesse passare un quarto di secondo affinché il programma, prima che il programma capisca se quella lettera è corretta oppure no. Non ci siamo, no? In un quarto di secondo quelli bravi fanno tre parole. Cioè. È la stessa cosa anche se avessi una parola che non esiste. I tempi sono di quest'ordine di grandezza qua. Adesso noi non ci occupiamo in questo corso di database, però usandoli dobbiamo per forza cominciare a pensare anche a questo. Quindi uno degli aspetti nostro è, di oggi, è cominciare a pensare quando ho tanti dati, quali problemi possono nascere, non essere sicuro di trattarli in modo, tra virgolette, furbo. Secondo problema che ci poniamo è come far crescere la nostra capacità, diciamo così, di scrivere programmi che lavorino sul database al di là di questa paginetta che abbiamo costruito insieme ieri, che era di fatto la trasposizione dei 7 punti, diciamo così, base della libreria JDBC, dei 7 passaggi chiave. Cos'ha che non va questa paginetta di codice? Questo è esattamente quello di ieri. Ma di per sé non ha nulla che non va, se non che è un miscuglio di livelli di astrazione o di, diciamo così, ambiti applicativi diversi. Cioè, qui in questa stessa pagina c'è informazioni di dettaglio su dove si trova, come si chiama il database. C'è, se vogliamo, un'informazione, adesso qui è banale, no? Si tratta di tirare fuori i dati di una tabella, ma informazione su quali tipo di dati che ci servono. E il nome, lì c'è il nome di una tabella, c'è il nome di una colonna nella tabella. Qui c'è conoscenza della struttura del database. Sono due cose diverse. Un conto è come è fatto il database, qual è il suo schema, un conto è su quale server sta girando. Sono due bestie diverse.
se andate in un ambito professionale, uno di una delle due cose si occupa il system administrator, fa girare il database sulle macchine, l'altra, il database administrator, è quello che definisce il schema e gestisce il database. Sono proprio due mestieri diversi, qui sono tutti, diciamo così, condensati a due righe di distanza. Ci sono istruzioni di basso livello di gestione della connessione e ci sono operazioni, fatemi dire, di alto livello di interfaccia utente. Quindi interfaccia utente ridotta lì all'osso che è un system.out.println. Però è mescolato la fase di recuperare i dati con la fase di interagire con l'utente. No? È così come anche qua, il calcolo, la logica di business mi dice magari che devo calcolare il numero di dati, scelgo di farlo calcolando alla mano anziché fare una query e poi qui lo stampo. Quindi è tutto mescolato qui, livelli di astrazione diversi mescolati. Se voi immaginate di prendere questo e proiettarlo su un'applicazione che è lunga 10 pagine anziché una pagina, è tutto intrecciato così. No? Dobbiamo darci delle regole per riuscire a separare le varie parti, in modo da poter sapere dove mettere le mani quando qualcosa dovesse cambiare, no? Quando i requisiti dell'applicazione diventeranno più stringenti, dovremo aggiungere nuove funzionalità, il database si complica o qualsiasi altra cosa. No? Per dirne una, il fatto che in quella tabella ci sia una colonna che si chiama nome compare in due posti, qui e qui. Va bene, serve in tutti e due i posti, no? Quindi non è che posso farne a meno. Il problema è che questi due posti, adesso qui li vediamo nella stessa videata, tendenzialmente potrebbero essere separati. Se in mezzo all'applicazione dovesse fare tante altre cose, magari c'è tutta la parte di grafica, e quindi inserisce altre classi, altri metodi in mezzo. Se domani qualcuno decidesse che quella tabella cambia e non si chiama più nome, si chiamerà parola, dove devo andare a mettere le mani? Come faccio a ricordarmi esattamente dove andare, cosa andare a modificare? Ma no, questa è una domanda che ci porremo sempre più spesso. Non basta scrivere il codice che giri, che faccia una certa cosa, ma l'organizzazione del codice deve essere fatta bene, perché è l'unico modo che ci permetterà di poterci lavorare quando il codice diventa più complesso, quando l'applicazione diventa più complicata. Okay? Quindi dobbiamo imparare come fare. È una cosa nuova, questo è il database, quindi dobbiamo imparare delle regole per organizzare il codice. La terza cosa che faremo oggi, sempre sullo stesso tema, è quella di imparare a organizzare meglio il codice JavaFX per l'interfaccia grafica. Già riusciamo a fare piccole cose. Il problema di cui ci siamo accorti, che ci stiamo accorgendo, è che, ad esempio, metà del tempo viene speso per capire nei metodi di lookup, per andare a trovare quell'elemento, quali sono le sue proprietà, dov'è, l'ho scritto giusto, non l'avrò scritto giusto. Il metodo di lavoro che abbiamo adesso è abbastanza artigianale, tutto sommato. E anche lì vorremmo riuscire a organizzare un pochino meglio il nostro codice e anche usare qualche capacità in più. No? Sapere, io ho visto ieri in laboratorio, no? Chi non l'ha ancora fatto lo farà domani, sui gestori di eventi, no? Perché poi alla fine la programmazione grafica è il 90% programmare il gestore di eventi. C'è chi fa un event handler unico che ha tutto dentro, c'è chi fa 200 event handler diversi che ognuno gestisce una piccola azione. Cos'è meglio? Cos'è peggio? Cosa nel lungo termine è meglio fare? No, se non abbiamo delle regole, alla fine ognuno va così a istinto, ma rischiamo poi di trovarci a un certo punto con dei programmi che sono difficili da gestire. Allora, oggi ci diamo degli strumenti per poter lavorare meglio anche in questo campo. Quindi un po' costruire sulle cose che abbiamo, cominciamo a costruire un castello un pochino più ampio. Scopo finale sarà, su cui vorrò ragionare, è un'applicazione di questo genere, no? Che è l'applicazione grafica corrispondente a quella query che abbiamo fatto. Cioè, cerco una parola, dimmi se c'è. No? Quindi se scrivo casa, lui mi dirà che casa l'ha trovata, e ci ha messo 523 millisecondi a trovarla, mezzo secondo. Adesso, perché qua ci sia mezzo secondo, quando prima la query abbiamo visto che ci metteva un quarto di secondo, e sarà una delle cose su cui dobbiamo ragionare, ma ragioniamo quando abbiamo fatto questa applicazione, quando vedremo. Quindi il punto d'arrivo è ragionare sulle prestazioni
e sull'organizzazione di questa applicazione. Questa applicazione ve la faccio vedere così, non vi faccio ancora vedere il sorgente, perché il sorgente è stato organizzato secondo le cose che vi racconto adesso. No? Quindi questa è la pubblicità della fine lezione, ma davanti, prima di questo, ci sorbiamo un pochino di metodologia. Io ho aggiornato quel capitolo su JDBC che abbiamo usato ieri, ho aggiunto un paragrafo 5, l'ho messo stamattina, quindi chi l'aveva già stampato, mi dispiace, non ce l'ha, ma tutti lo possono avere adesso in poi, che è la prima cosa di cui vorrei parlarvi oggi. Allora, ci chiediamo, sempre il capitolo accesso al database, no? Questi due argomenti che dicevo oggi, uno è questo. Ci chiediamo, adesso che abbiamo imparato JDBC, come integriamo l'accesso al database all'interno dell'applicazione. Allora, quali sono i problemi? I problemi sono quelli che abbiamo visto insieme in quella paginata di codice. Che quando cominci a usare JDBC, a poche righe di codice di distanza, mescoliamo cose diverse. Mescoliamo informazioni molto specifiche, cioè quella riga lì funziona perché so che il database su quella macchina ha quella password. Quell'altra riga funziona perché so che lo schema delle tabelle del database è fatto in quel modo, e così. Che sono informazioni indispensabili, altrimenti non riusciamo a farlo funzionare, ma sono, fatemi dire, di basso livello. Sono anche suscettibili di cambiamento. E allora, se io devo spostare il database da una macchina a un'altra, e poi devo andare a, diciamo così, toccare la stringa di connessione in 200 classi diverse, perché sono tutte le classi che hanno bisogno del programma di accedere a quel database, non sto facendo una cosa pura. Quindi dobbiamo sempre cercare di mantenere quella che fa ingegnere del software, chiama la coesione di una classe. No. Una classe deve fare una cosa, farla bene. Lavori diversi, che lavora su livelli di astrazione diversi, oppure che svolgono attività diverse, dovrebbero stare in classi diverse. No. Perché solo così riusciremo a mantenere il codice pulito e anche facilmente riutilizzabile in futuro. Quindi, one class, one task. No. Una classe deve fare una cosa ben definita e non mescolare livelli diversi. Questo fa il problema, dobbiamo trovare la soluzione, cioè come organizzare il codice in modo da avere un progetto più pulito. Sarà un progetto anche un pochino più verboso, anziché far stare tutto in una classe, magari ce ne serviranno tre o quattro. Però ciascuno di questi sarà molto più semplice e più pulita. Programmare oggetti vuol dire anche così. Progettare prima di tutto gli oggetti che mi servono, poi dopo scrivo il codice e magari l'oggetto in sé è piccolo. Però la parte di progettazione l'ho messa nel decidere come partizionare le cose e poi no, e non necessariamente nello scrivere il codice. Quindi l'obiettivo qual è? Se questo è il problema. L'obiettivo che voglio raggiungere è fare in modo che tutte le funzioni di accesso al database siano nascoste al programma principale. E le voglio incapsulare in uno o un piccolo gruppo di classi dedicate a lavorare col database, che schermino, che nascondano il database rispetto al resto dell'applicazione. Cioè, voglio una classe per banalizzare che abbia un metodo che mi dice c'è questa parola sì o no, e poi è solo quella classe che sa come fare le query del database. Tutto il resto del programma non sa neanche cosa sia JDBC. Ok? Allora, così ho una chiara demarcazione tra quello che è il programma che deve fare certe cose, creare la sua interfaccia, svolgere i suoi algoritmi, e una classe che ha come unico scopo quello di interfacciarsi col database per ottenere delle informazioni. E questo ha un doppio vantaggio, che l'applicazione, il main, non deve sapere dove è il database, come è fatto, come si interroga, come si scrive l'SQL, eccetera, eccetera. Non ha bisogno di saperlo. Ma anche la classe che invece farà il collegamento al database non ha bisogno di sapere a che cosa servono i risultati delle query.
perché l'applicazione, cosa se ne fa, perché vuole fare quella query, qual è lo scopo di quell'operazione, non gli interessa. No? Nella programmazione oggetti la mutua ignoranza è bene. No? Una classe non sa che cosa fa l'altra, la seconda non sa perché la prima la richiama. Bene. Meno informazione mutua ho, meno dipendenze ho tra una classe e l'altra, meno dovrò toccare nel programma se dovessi modificare qualcosa. Perché se una classe lavora senza sapere minimamente cosa fa l'altra, qualunque variazione, evoluzione, miglioramento, riscrittura della seconda non potrà minimamente modificare la prima. E quindi confino, no, le variazioni all'interno di una porzione più piccola di programma. So che devo toccare lì e solo lì. E quindi mi dà anche più possibilità di riuso. Cioè quella classe che fa le query, se le fa senza sapere perché, e beh, allora quella query potrebbe servire in punti diversi del programma, del main. Il main sa perché fa le query. Poi chiama un metodo che fa quella query senza più, cercando di farla, diciamo così, in modo più generale possibile, ma senza sapere perché in questo momento specifico è stato richiamato questo metodo. Mi rendo conto che è un discorso un po' sul livello astratto, poi ovviamente ci scenderemo sul concreto. Però prima dobbiamo avere dei principi a cui agganciarci. Quindi quello che faremo come punto d'arrivo di questo ragionamento è quello di sviluppare un modo di costruire applicazioni, un pattern mentale innanzitutto, come pensare il programma, come dividerlo, che è la parte più difficile. Chi c'era con me ieri il lavoratore se ne è accorto. Il problema non è fare la lista, ma è dire questo dove lo metto, questo oggetto dove lo creo, come glielo passo, come faccio a farglielo conoscere. Queste sono le parti difficili. Allora ci diamo delle regole, perché grosso modo alcune di queste per fortuna sono ripetitive. Allora, la soluzione qual è? La soluzione è facile, tutto sommato, dopo che te la spiego. È costruire delle classi secondo il pattern di programmazione che prende il nome di DAO. DAO sta per Data Access Object. Un pattern di programmazione non è una legge, non è una classe, non è un'interfaccia. È una buona prassi sull'organizzazione del codice. Ci sono libri interi sui pattern, no? Nella programmazione oggetti, che dicono quando hai questo tipo di problema, la soluzione è di questo tipo, le classi organizzali in questo modo. Vi ho accennato già l'altro giorno che un pattern molto utilizzato è quello da factory. Fare in modo che un oggetto ne crei un altro per me, così io non devo sapere esattamente qual è l'istanza concreta. Il DAO è un altro di questi pattern di programmazione, no? Che ci chiede, il pattern, di pensare a tre gruppi diversi di classi nella nostra applicazione. Classi cosiddette client. Cioè le classi che hanno bisogno di accedere ai dati o di modificarli o di scriverli, cioè l'applicazione principale, ok? Che ha bisogno delle informazioni, ho bisogno di salvare i dati, ho bisogno di leggere, ho bisogno di ricercarli. Questi sono i cosiddetti client in questo mini pattern, cioè i clienti che vogliono usare i dati. Ma queste classi dobbiamo scriverle in modo che siano totalmente ignoranti rispetto a tutti i dettagli del database. Ok? Quindi in tutta l'applicazione principale, tutte le classi che chiameremo le client, non voglio mai vedere, non io, il pattern, ma neanche io, non voglio mai vedere java.sql. Qualcosa. Okay? Non deve neanche sapere che esiste il database. Anzi, la forza di questo pattern è che i dati potrebbero anche non essere nel database. Potrebbero essere in un file di testo, potrebbero essere in memoria, potrebbero essere chissà dove. Poi ci sono altri gruppi di classi, che sono le classi DAO vere e proprie. Gli oggetti per accesso ai dati, no? DAO vuol dire questo, Data Access Object. Che sono quelle all'interno delle quali stanno tutte le query JDBC, tutte le istruzioni che usano le librerie JDBC, usano il Java SQL.
Quindi dentro queste classi ci sarà la connessione, ci sarà gli statement, ci sarà il result set, eccetera, eccetera. Hanno dei metodi offerti alle classi client e l'interno di questi metodi faranno, no, contatteranno il database. Queste classi qui, che noi chiameremo classi DAO, sono le uniche che potranno accedere al database. Ok? Solo loro. E anche loro hanno la loro dose di ignoranza, nel senso che sono totalmente ignoranti, queste classi ignorano talmente che cosa sta facendo il client. Cioè, quella classe DAO per accedere al dizionario delle parole la devo, la voglio poter spostare da un programma che fa Razzle a un altro programma che fa correzione ortografica. Il client fa cose completamente diverse, ma ha bisogno di accedere allo stesso tipo di database. Allora usa lo stesso tipo di oggetto DAO che incapsula in un certo senso quella parte del database, che astrae quella parte del database sotto forma di un oggetto. Meno il DAO sa ciò di cui l'applicazione ha bisogno, più è riutilizzabile, più è progettato bene. Poi si può ignorare tutto sempre, però cerchiamo di farlo il più possibile. Poi ci sono, beh, ovviamente tutte le classi di basso livello, di DBC eccetera eccetera, saranno tutte classi che vogliamo istanziare, creare solamente dentro i metodi del DAO. Quindi sono usate ovviamente, ma il client non li vede mai. Poi c'è la terza tipologia di classi, dicevamo, ragioniamo con tre tipi di classi. Il client è colui che ha bisogno di accedere ai dati, il DAO che è colui che sa come fare ad accedere ai dati, e poi c'è bisogno di qualche cosa che faccia viaggiare questi dati avanti e indietro. Perché se il dato è una stringa, vabbè, è una stringa, ma se il dato è un elenco di nomi, cognomi, indirizzi, servirà un oggetto che rappresenta nome, cognome, indirizzo, e un altro oggetto che rappresenta la lista, la collection, quello che vogliamo, di questi primi oggetti. Allora, servono degli oggetti stupidi, diciamo, oggetti elementari, semplici, che in questo contesto vengono chiamati transfer object. Cioè, oggetti che vengono usati per trasferire i dati avanti e indietro, che sono il linguaggio comune con cui il client e il DAO si parlano. È l'unica cosa che devono avere in comune. Abbiamo detto, io ignoro te, tu ignori me, però in comune deve esserci il dato di cui io ho bisogno che tu mi devi riempire andando a leggere il database. Il dato che io possiedo e che tu mi devi andare a scrivere nel DB. Quindi, questi sono normalmente oggetti semplici, no? La sigla POJ la conoscete, Plain Old Java Object, cioè un semplicissimo oggetto Java, che tipicamente ha delle proprietà, dei metodi get, set e finisce lì, che non fa azioni, semplicemente sono dei contenitori di dati, okay? Dei pacchetti che contengono dei dati. E sono quegli oggetti che vengono, che di fatto entrano nelle signature dei metodi del DAO. Cioè, i metodi del DAO ricevono come parametri, restituiscono come valore di ritorno oggetti di questa famiglia qua, contenitori di dati. E questi sono i più belli di tutti, perché sono i più ignoranti di tutti, perché non sanno nulla di database, non sanno nulla dell'applicazione. E d'altronde, se io sono una scatola che deve tenere dentro nome, cognome, indirizzo, non mi interessa sapere l'applicazione cosa sta facendo. Non mi interessa sapere come è fatta la tabella del DB che contiene nome e cognome. A me interessa contenere due stringhe, tre stringhe, via. Nome, cognome, indirizzo. Più sono piccoli, più sono stupidi, più sono riutilizzabili. Queste classi rappresentano, c'è scritto qua, il modello dati. Se noi dobbiamo ricreare in qualche modo delle classi nella nostra applicazione che siano cugine, se non sorelle, delle tabelle del database. Quando noi il database lo progettiamo partendo dal modello entità-relazione. Allora poi un'entità, che è un concetto con cui la nostra applicazione vuole avere a che fare, la mappiamo a un certo punto in una tabella del database. Ecco, quella stessa entità la dovremmo mappare anche in una classe Java, che rappresenta, che contiene, ha un nome, avrà degli attributi, potrà avere delle relazioni con altre.
questi oggetti Java che rappresentano l'entità del mio modello concettuale sono di fatto il modello dati. Costituiscono di fatto questi transfer object, che sono degli scatolini che contengono, diciamo così, una fotografia istantanea di un record della mia tabella, ma sotto forma di oggetto. Allora, dobbiamo riuscire a ragionare spezzando, no, in tre queste cose. Questo ragionamento, scusate, che abbiamo appena finito, è riassunto in questo diagramma delle classi. Io ogni tanto ributto i diagrammi della classe, così ci abituiamo a leggerli, a pensare in termini un pochino più astratti del codice. Un'infarinatura ce l'avete, no? Su come leggere queste cose. Sì. Sapete cosa sono queste righe qua in mezzo? Allora, il diagramma delle classi è un diagramma in cui ciascun rettangolo rappresenta una classe ed è diviso tendenzialmente in tre sezioni. La prima sezione contiene il nome della classe, la seconda contiene i nomi delle proprietà, le properties, le variabili, la terza contiene i nomi dei metodi. Qui in questo caso le proprietà non sono indicate perché non ci interessano, saranno tutte private. Qui ci interessano i metodi. Per convenzione i vari metodi, così come anche le proprietà, hanno davanti un più o un meno per indicare che siano pubbliche o private. E dopo invece ci sono le frecce che indicano quali sono le relazioni tra queste classi. Allora, le due classi principali sono il client e il DAO. Il DAO, vedete che, partiamo da lui, che accede al database. Quindi è lui che accede, qui è una classe che è chiamata data source, per noi il data source è il driver manager che ci permette di accedere alla connessione. No? C'è tutta la parte dei DBC di sopra, e attraverso questo le query creano a un certo punto il result set e il data access object usa il result set, lo legge, lo controlla, fa quel che deve fare. E offre dei metodi. Il risultato lo parcheggia dentro dei transfer object che contengono i dati. Quindi crea questo. Se vedete, dal DAO non c'è nessuna freccia che va verso l'applicazione. Il DAO fa delle cose, sintetizza il risultato dentro degli oggetti, parcheggia qua il risultato, ma il DAO non ha conoscenza dell'applicazione che lo deve usare. In nessun punto il DAO ha un riferimento a un qualunque oggetto di tipo client, che fa parte del client. Ok? Quindi questo ce lo dobbiamo dare come criterio di progetto. Se ci viene da mettere un riferimento all'indietro, vuol dire che stiamo sbagliando l'organizzazione del codice. Il transfer object, di nuovo, è a frecce verso nessuno. Non ha alcuna freccia che esce. Il transfer object non conosce nessuno. Altri conoscono lui. Sia il client, sia il DAO conoscono lui. Lo devono usare. Ma lui non conosce nessun altro. Ok? Contiene solamente i dati. La parte JDBC, che è la colonna di destra, viene toccata, vista e conosciuta solamente dal DAO, nessun altro. Ok? E poi alla fine c'è il client, la vera applicazione, il main, che usa questi DAO tutte le volte che ha bisogno di accedere a informazioni che in realtà sa che sono nel database. E il DAO offre dei metodi. Mette a disposizione dei metodi, i quali ricevono, modificano, eccetera, gli oggetti di tipo TO, di tipo transfer object. Questo è un po' lo schema che vogliamo usare. Quindi magari proviamo a modificare la nostra applicazioncina semplice in questi termini, prima di andare avanti. Ecco, come linea generale, questi DAO, che criteri ci diamo? Allora, il primo criterio, quasi assoluto, è un DAO non ha stato. Cioè un DAO non si ricorda nulla, non ha quasi nessuna, normalmente non ha nessuna variabile di istanza. Infatti vedete che quando io leggo un dato, non viene memorizzato il dato al suo interno, qua non ci sono variabili di istanza.
ma il risultato della query viene memorizzato in un oggetto esterno. Beh, ovviamente i metodi avranno bisogno di fare delle new per crearsi degli oggetti di lavoro, ma dentro i metodi va bene. Ma dentro la classe, oggetti di istanza a livello di classe, normalmente non li vogliamo. Il DAO è un oggetto che incapsula dei metodi, non incapsula dei dati. I transfer object incapsulano dei dati e non dei metodi. Ognuno fa un pezzo del mestiere. Un DAO gestisce un tipo di dati. No, questa è un'applicazione al principio di coesione. Io avrò, immaginiamo, che ne so, la rubrica, allora avrò il concetto di persona, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono. Questo è un concetto astratto che sarà mappato su una o più tabelle del database, poi vediamo un progetto relazionale come mi splitta i dati, sarà mappato su uno o più transfer object, dati, oggetti di modello, che rappresentano la persona, il numero di telefono, eccetera. Allora anche lì potrò avere un DAO che manipola i dati di quella famiglia lì, di quel tipo lì. Se poi la stessa applicazione dovesse gestire anche, non so, il calendario degli appuntamenti, allora avrò altre tabelle, avrò altri casi di modello. Ecco, non avrebbe molto senso mettere nello stesso DAO anche i metodi per gestire il calendario. Quelli per gestire la rubrica, quelli per gestire il calendario, tutto nello stesso DAO, tutta nella stessa mega classe. Comincia a diventare un po' pesante, non perché diventa grossa, ma soprattutto perché ha dei metodi che non c'entrano niente l'uno con l'altro. E ce ne accorgiamo dalle signature, dai parametri che passiamo, che sono oggetti totalmente scorrelati. Allora, noi vogliamo fare in modo che questa dipendenza qua, che il DAO crea e usa dei TO, non usi tutti i TO possibili dell'applicazione, usi solamente alcuni. Quindi dividiamo i DAO anche sulla base del dominio dei dati su cui devono lavorare. Sono criteri generali, non c'è una regola fissa. Tendenzialmente da offrono, che metodi offrono? Offrono i metodi CRUD, di solito. È una CRUD, no? È una sigla che sta a indicare le quattro operazioni di base che vanno fatte su qualunque, alla nausea proprio, su qualunque tabella di qualunque database. Crea, leggi, aggiorna e cancella. Quelle quattro lì non me le toglie nessuno. Cancella poco, via. Si può fare a meno di cancella spesso. Nei database molto spesso non serve cancellare. O si sceglie di non cancellare per non perdere dati vecchi, ma magari metti un flag per dire non lo voglio più, ma non lo cancelli fisicamente. Beh, quindi vuol dire per ogni tipo di dato dovrebbe esserci un metodo che mi permette di inserire un dato nuovo, create. Un metodo del DAO che mi permette di ricercare un dato sulla base, non so, dei criteri di ricerca, sulla base della sua matricola, del suo ID, del suo nome, della data, di un certo intervallo di valori. Anzi, tanti metodi che cercheranno di fare le ricerche quando più per dire. Metodo di update modifica l'indirizzo, modifica il nome di questo elemento. Alla fine si somigliano un po' tutti questi metodi. Ma va bene se si somigliano, così possiamo lavorare per copia e incolla, alla fine sono tutti simili. E spesso aveva dei metodi che lavorano su un singolo elemento, o in alcuni casi possono essere dei metodi che lavorano su gruppi, su collection di elementi. Se io cerco, dammi le persone che hanno un certo cognome, queste sono più di una potenzialmente. Quindi il risultato non può essere un oggetto di tipo utente, sarà un oggetto di tipo lista di utenti, o insieme di utenti, o collection di utenti. Dipende poi da quale struttura dati voglio usare. E quindi mi immagino alcuni metodi che potrei vedere in un oggetto di tipo DAO. Allora, il primo è creiamo un nuovo utente. Allora, l'applicazione cosa fa? Vuole creare un nuovo utente, quindi l'applicazione client si preoccupa di ottenere, ad esempio attraverso l'interfaccia grafica, tutti i dati dell'utente, li mette dentro un oggetto di classe che io ho chiamato user, che è uno di questi transfer object, che conterrà vari campi che corrispondono a tutte le informazioni sull'utente. Una volta che ho un oggetto che rappresenta l'utente, chiederò al DAO, caro DAO, inserisci questo utente sottinteso nel database. In questo caso ho ipotizzato che l'utente, ogni utente nella tabella DB abbia un valore
un ID numerico autoincrementante generato automaticamente, quindi magari questo metodo può anche restituire un intero che è l'ID dell'utente che ha appena creato. E quindi per poter inserire oggetti in un DB mi servono metodi di questo genere. Preparo l'oggetto e con una chiamata metodo il DAO farà la query. Alla fine cosa fa? Non è magia, scriverà insert into tabella values i campi di questo oggetto U. Oppure mi dice cercami un utente, find user by ID. Ti do un ID, la matricola, no? La chiave primaria dell'utente e riempimi questo oggetto user. E allora lui farà la query nel database, se c'è un oggetto con quell'ID recupera tutti i dati e li mette dentro l'oggetto. Se non c'è nessun oggetto con quell'ID, magari mi restituisce falso questo boolean di ritorno. Oppure a volte si usa un metodo ancora più compatto, in cui io ti passo già un oggetto user di cui ho riempito solamente il campo ID e tu riempimi gli altri campi. È una variante sul tema, no? Le trovate tutte e due. O il criterio di ricerca, virgola, la classe da riempire, oppure la classe parzialmente riempita, che andando a interrogare il database viene riempita anche nei campi mancanti. Oppure il terzo tipo, ti passo l'ID e mi ritorni un oggetto nuovo di tipo user, che corrisponde a quell'ID. Oppure nullo se non c'era, ovviamente. Per modificare, quindi qua abbiamo il create, questi sono i metodi di read, CR, U, update, ad esempio modify user, ti passo un utente, tu nel database vai a cercare l'utente attuale che ha quell'ID e modifichi i campi secondo i valori di questo nuovo utente. Modify si usa poco. Oppure qua ci sono i due metodi di ricerca che dicevamo prima che mi restituiscono una lista. Ad esempio un search user by name in cui posso passare la mia stringa il nome dell'utente da ricercare, lui mi dà l'elenco di tutti gli user che hanno quel name, oppure gli do uno user ad esempio di cui lui ovviamente ignorerà tutti i campi e andrà solamente a vedere il campo name, visto che il metodo mi dice by name, mi promette di fare la ricerca per nome e non per altri criteri. Quindi vediamo un po' così, noi abbiamo un tipo di dato, incapsuliamo tutte le operazioni che si possono fare su quel tipo di dato del database in una manciata di metodi offerti da un oggetto che in questo caso lo chiamerei user DAO. Lo faccio una volta per tutte e mi dimentico, da quel momento in poi mi posso dimenticare come sono fatte le tabelle, perché ho un metodo di alto livello per andare a inserire, cancellare gli elementi. Qui c'è un diagramma delle sequenze che fa vedere un esempio di utilizzo in cui fa vedere che il client, che qui chiama business object, crea un oggetto DAO perché il client si accorge di aver bisogno di accedere al database, quindi crea un oggetto DAO e poi chiama un metodo getData su questo oggetto DAO, cioè dammi il date, dammi utente, dammi qui un metodo generico getData, potrebbe essere un find user by ID. Dammi un utente. E questo qui vedete che poverino va a aprire la connessione, data source per noi è il driver manager connection, eccetera, crea un transfer object riempiendolo con i dati del database e ritorna a questo oggetto. Poi l'applicazione principale modifica direttamente il transfer object che è qua, vedete il transfer object è stato creato dal DAO e è stato restituito all'applicazione principale. L'applicazione principale decide di modificare dei campi, li modifica direttamente in questo transfer object, e alla fine richiama il DAO per dire, senti, adesso aggiorna per favore il database usando sempre questo transfer object che nel frattempo è stato modificato. E allora il DAO va a leggere le proprietà, i valori di questo transfer object e fa poi la query, questa set data, verso il data source, diciamo così, rappresenta la query di update che viene annunciata verso il database. Questa chiamata al DAO e questa seconda chiamata al DAO sono indipendenti l'una dall'altra. Noi vi abbiamo raccontato tutta la storia perché l'abbiamo vista insieme, perché abbiamo visto cosa faceva l'applicazione.
ha letto un oggetto, ha modificato due campi e l'ha riscritto, ha aggiornato sul database quell'oggetto. Il DAO non lo sa. Il DAO non sa neppure che l'oggetto che sta scrivendo qua è esattamente lo stesso che ha letto lui un attimo fa. Per questo, dicevamo prima, il DAO non sa, non vuole sapere cosa fa l'applicazione, perché fa le cose. Lui ha dei metodi da implementare, li implementa. Allora, se usiamo questo pattern, come si va a modificare la nostra applicazioncina di ieri? E noi dovremmo, se qui avevamo un'unica applicazione, dovremmo separarla perlomeno in tre parti. No? La parola, che in questo caso è banale perché non sono, è una stringa. In realtà non è una stringa, è una coppia ID stringa, quindi sono già un oggetto più complesso. Un DAO e un main. Il main continua a essere grosso modo questo. Allora, partiamo dal basso, noi abbiamo... dunque il problema si chiama questo, il progetto. No, questa singola classe. Adesso ne costruiamo un'altra che rappresenti il mio transfer object, cioè su quale dato voglio lavorare. E il dato è la parola. È una classe parola, che non ha nessun metodo main, ovviamente. E questa classe parola cosa fa? Dicevamo, incapsula, veste da un vestito a oggetti alla tabella del database. In questo caso replichiamo paro paro i campi della tabella. Quindi avremo una variabile intera che si chiamava id parola, se non sbaglio. Diciamo che, se non sbaglio, non esiste, la vado a leggere, id parola, e poi avrò una stringa, private, string, nome, giusto? Nome. Questi sono i campi dell'oggetto parola, che corrispondono alle colonne della tabella parola nel mio database. Lasciate perdere che l'ho chiamata parola small, parola sec, che sono suffissi che do per fare gli esercizi oggi, ma la tabella sarebbe la tabella parola. E basta, essenzialmente, questo mio transfer object è finito. Devo completarlo come oggetto, nel senso che devo mettere il costruttore, i metodi get, i metodi set, ma non deve fare molto altro. Se l'oggetto fosse un pochino più complicato, avremmo magari anche dei metodi di convalida che controllano se l'oggetto è corretto, se il nome esiste, se è maggiore di lungo almeno zero carattere, almeno un carattere, cose di questo genere. Cioè, un oggetto potrebbe avere dei metodi di lavoro suoi, ma per gestire semplicemente i dati interni. Quindi questo è un semplicissimo oggetto Java. Noi, avendo definito quali sono le variabili che l'istanza che contiene, ci facciamo generare il costruttore. Ci facciamo generare i getter e setter di tutti i campi che contiene e non ci pensiamo più. Ok? E questo è il mio object, transfer object, versione base. Poi, a questo punto, mi creo un oggetto per accedere al database, un DAO, quindi un'altra classe. Magari fatemi solo fare un altro piccolo, un package diverso, così separo in un package separato tutto ciò che tocca il database. Lo separo bene. E dentro questo package ho aggiunto .db al package padre, così mi ricordo che è quello del database, aggiungo una classe che chiamerò parola DAO. Tanto per non esagerare con la fantasia e dare dei nomi che mi ricordino qual è la funzione dei vari oggetti.
E questo è, dicevamo, un oggetto che ha solo, tra virgolette, metodi, non ha variabili di istanza. E quali metodi servono? Beh, praticamente tutti i metodi per lavorare su quelle parole. Cominciamo a implementarne uno, quello che serve alla mia applicazione. Allora, la mia applicazione cosa faceva? Mi stampava l'elenco delle parole, giusto? Allora, avevo un metodo che, senza ricevere nessun parametro, mi stampa, non è che mi stampa a questo punto, mi restituisce, mi calcola e mi restituisce l'elenco di parole contenute nel database. L'elenco di oggetti parola corrispondenti al contenuto del database. Poi al main interessa solamente le stringhe, la parte nome, ma io nel momento in cui faccio l'oggetto DAO faccio un metodo che, già che ci sono, mi istruisce l'oggetto intero, non solamente il singolo. Allora avrò un metodo che sarà un public get parole, get all parole, parola, non va tanto come concordanza, ma così non cambiamo i nomi agli oggetti. Dammi tutti gli oggetti di tipo parola, lo leggerai in italiano, che non ha bisogno di nessun parametro e mi restituisce una lista di parola. E qua sto iniettando la prima dipendenza. Aspetta, list, parola, sì. Allora, prima di tutto aggiungiamo di parola. Vabbè, import scrivo a mano. Questa volta non c'era arrivato lui da solo. E list sarà ovviamente java.util.list, no? La mia collection. Qui ho dovuto importare dentro il DAO la classe parola. Allora, quella freccia che dal DAO diceva il DAO usa o crea il transfer object è tutta lì in quella import. Il DAO deve conoscere il transfer object. Il transfer object non conosce il DAO. L'abbiamo scritto tutto, l'abbiamo compilato senza errori, senza, prima ancora di avere il DAO e senza nessun riferimento all'applicazione. Dopodiché cosa fa questo? Beh, fa JDBC. Quindi farà, rubo, fa questo lavoro qui, che prima faceva il main. Quindi la mia stampa parole adesso è vuota, incolliamo qua il codice di ieri. Adesso andiamo un po' un attimo a ritoccare, ovviamente. Ma questo è un codice che si collega al database, tira fuori l'elenco dei nomi e quindi fa la connessione al database, crea uno statement, esegue la query. Questo n dati qua non mi interessa più. E ovviamente system.out.print, qui devo modificare, ovviamente, perché questa qua era la logica applicativa. Cosa me ne faccio del dato? Questo devo cambiare. Quindi cancelliamo. Questo va via, chiudi gli statement, eccetera, eccetera. No? Allora, cosa deve fare questo metodo? Beh, deve creare una lista contenente oggetti parola corrispondenti a tutti gli elementi che trova nella query. E quindi in questo caso aggiungiamo una variabile di tipo list parole a lista, uguale new array list parola, crea una lista vuota, parola non parole, scusate, array list la devo aggiungere, e poi ogni volta che dal database salta fuori una riga, appendo a questa lista
un nuovo oggetto di tipo parola, costruito con i campi che ho appena letto dal database. Quindi quello che farò è prendere dal database un intero che è l'id parola, qui sono dentro while rs next, quindi sto leggendo una per una le varie righe. Di ogni riga leggo due campi, l'id parola, che è un intero, corrispondente alla colonna id parola. E il secondo campo, che è una stringa, corrispondente alla seconda colonna, che si chiama nome. Sono su una riga, estraggo i due campi della riga, costruisco un oggetto di tipo parola con questi due campi, parola P uguale new parola di id parola, virgola nome. Questo è il nuovo oggetto che ho costruito, è il mio transfer object che aggiungo alla lista. Quindi ad ogni iterazione di questo ciclo avrò aggiunto alla lista un nuovo oggetto di tipo parola che avrò creato, riempito e inizializzato con i valori delle due colonne della riga del database su cui sto iterando. Leggo tutto, quando ho finito di leggere saluto il database e posso ritornare al chiamante la lista. Che poi questa lista venga stampata, venga contati gli elementi, vengano usati per decorare un soffitto, non lo sa. Il suo lavoro è che ho la parola, dammi tutte le parole che ci sono. Fine. Okay. L'interfaccia col client chiusa ancora qua. Si lamenta. Ah beh sì, perché dice se do un'eccezione non ritorna nulla, allora se mi dà un'eccezione facciamogli. Generiamo a nostra volta un'eccezione, almeno interrompiamo il programma. Ok, qui, vabbè, in questo caso il DAO ha un metodo, se dovessimo fare altre operazioni su questi dati avremmo tanti metodi simili. L'importante è che nei parametri di ingresso e di uscita ai metodi del DAO non compaia mai il concetto di connessione, di result set, eccetera, eccetera, ma solamente, devono sempre solo comparire oggetti TO, oggetti transfer, oggetti semplici. A questo punto possiamo tornare al main, no? All'applicazione principale, che ora diventa un'applicazione di tre righe. La mia stampa parole deve fare due cose, ottenere l'elenco delle parole e stamparlo. Ottenere l'elenco delle parole è un lavoro che devo far fare al DAO. E allora prenderò parole DAO, PDAO, potremmo chiamare così, che ovviamente dovrà essere dentro new parola DAO, l'input me l'ha messo, sì,
Tutti questi import di JavaSQL e Cliff mi dice giustamente che non servono più, non sono più usati, bene, cancelliamoli, non li vogliamo usare. E semplicemente dirò, chiederò al mio DAO list di parola elenco uguale di DAO.get all parola. List ovviamente devo dichiararlo, appunto util non avt maledetto, e poi ho questo elenco, lo stampo for parola p due punti elenco per ogni parola della collection elenco. Conoscete questa sintassi, no? Diciamo quelli breve per gli iteratori. System.out.println, println di che cosa? P.getNome. Quindi questo è il client conosce il DAO e il transfer object. Il transfer object non conosce nessuno, il DAO conosce il transfer object ma non conosce il client. Ognuno fa il suo lavoro e forse tutti insieme fa funzionare il programma, questo lo vediamo subito. Vabbè, dai, era ora. Column id parola not found. Ah, giusto, grazie. Allora, errore ce l'avevo. Giusto per aiutarci a leggerlo, perché metà del lavoro è trovare in questi stack trace qual è la riga che ci interessa. Questo è l'errore, che evidentemente è un errore nella query. Dov'è il codice che lo esegue? Andiamo a vedere, questi sono tutti i metodi di libreria, com.mysql, quindi non mi interessano. Andando in ordine, il metodo che entra nel mio codice è questo, la prima linea di codice mia è questa, quindi il problema è qua. Infatti dove ho cliccato non lo so, qua, parola DAO.java. Qui dice che quando faccio getInt per ottenere la colonna di parola, la colonna non c'è. Allora, o è scritta male, oppure come ha fatto notare qualcuno, è sbagliata la query, perché nella query estraevo solamente la colonna nome e non la colonna parola. Allora, la colonna di parola, scusa. Io preferisco elencarle piuttosto che mettere l'asterisco, perché così saltano. So quali sono, se le sbaglio mi segna l'errore e se saltano fuori in un ordine è l'ordine che ho deciso io, non l'ordine che decide il database. Ma è solo perché sono paranoico, ovviamente. Quindi riproviamoci, ecco, questa volta le stesse parole sono uscite fuori. Ovviamente fa la stessa cosa. L'abbiamo fatto in tre classi anziché in una, ma adesso in qualunque momento un altro programma avrà bisogno dell'elenco delle parole, può chiamare quel metodo. L'unico requisito è che quel metodo ovviamente usi questa tabella di questo database e che incapsuli i dati, i risultati, in un oggetto di tipo parola. Questo, il modello dati deve essere condiviso. Ma soprattutto il chiamante, il main, è molto più semplice. Voi immaginatevi, quando pensiamo all'applicazione grafica, dentro un event handler che deve gestire l'evento che arriva dal bottone del non action button, immaginate anche se dovrà fare una connessione verso il database, gestire gli errori SQL, e se c'è un errore SQL che faccio, dentro un gestore di un evento. No? Così diventa, esplode, non si capisce più nulla. Se mentre dentro il gestore di evento ci sono tre righe di questo genere, invece ci piace di più, è più gestibile. Senza contare che se questo database dovesse crescere, complicarsi, diventare più ricco, basta modificare il DAO, aggiungiamo colonne, aggiungiamo tabelle, basta modificare il DAO e tutto il resto funziona. Allora noi cercheremo sempre di fare questo passo in più ogni volta.
chiederà un pochino di tempo in più, ma poi alla fine si troveranno dei pezzettini riutilizzabili. Sempre. Ma proviamo ad aggiungere, se non ci sono dubbi, un altro metodo, così a questo DAO, per capire un po' come si lavora qua dentro. Pensiamo ad esempio al metodo per ricercare una parola. Ti do una parola, dimmi se esiste. Allora, facciamo un altro metodo, public. Dunque, dimmi se esiste. Qui potrebbe essere un boolean. Chiamiamolo check parola. Così ci piace come signature. Ti passo una parola, tu ovviamente andrai a vedere se c'è il nome, non il campo ID, ma il campo nome, e mi dici se c'è o no, vero o falso. Ok? Vabbè, vuol dire che la query sarà leggermente diversa. Però nel momento in cui sto per cominciare a scriverlo mi viene in mente che dovrei fare copia e incolla di tutto quest'altro metodo, di nuovo. Non mi piace tanto. Copia e incolla mi suona sempre sbagliato, sempre. C'è una parte iniziale che è questa, almeno questa, che è sempre uguale, connessione, JDBC URL, eccetera, eccetera. Allora, perché ripeterla in ogni metodo? Mettiamo un metodo comune. No, sempre dentro il mio DAO, ma un metodo di utilità interno, un metodo privato, che perlomeno mi dia la connection. E è questo metodo che conosce JDBC, è questo metodo che ottiene la getConnection e infine me la ritorna. E così, dentro i miei metodi operativi, i metodi di query, non ho più bisogno di avere questo lavoro qua della getConnection, ma chiamo il mio metodo privato getConnection, quindi connection, che poi richiama l'altro, non è che ho fatto dei salti mortali, però almeno ho questo metodo di comodità che posso usare più volte. Ovviamente questo qui può generare questa eccezione, ma tanto questa eccezione comunque la dovrò catturare qua sotto, perché non è l'unico metodo che genera questa eccezione, anche execute query la genera, quindi tanto vale gestirlo sotto l'eccezione. Quindi a questo punto anche qui mi uguale getConnection. Così non devo replicare in tutti i metodi l'indirizzo JDBC del mio server, l'ho messo in un punto solo. Anzi, addirittura ci accorgeremo, man mano che andiamo avanti, che tutti i DAO probabilmente condividono la stessa JDBC connection, perché il database che usiamo è uno solo. E quindi magari ci converrà usare ancora, se vogliamo, un padre di tutti i DAO, una superclasse che contiene quello. Però ne abbiamo uno solo, non complichiamoci le cose per quello. E questo qui cosa dovrà fare? Dovrà fare una query fatemelo scrivere sotto, chiedo scusa. Deve controllare se c'è una certa parola c'è nel database. Allora, come scriviamo? Scriviamo select, scriviamo prima di là,
è questo qui. Non è parola sec, ma era parola small. Casa non c'è, gatto c'era. Questa è la query che vogliamo scrivere. Quindi, qui possiamo scrivere questa cosa qui. In realtà, per non fare confusione, usiamo magari i singoli apici per delimitare la stringa e i doppi apici per delimitare il valore del campo dentro l'istruzione SQL e i doppi apici per delimitare. Poi eseguo questo, quindi creo e dopo che ho eseguito la query, di fatto o c'è la parola o non c'è. Quindi a me in questo caso non mi interessa andare a esaminare tutti i risultati. Mi interessa solamente se ce n'è almeno uno. Quindi adesso potrei dire boolean found uguale rs.asNext. Next. Cioè RS Next mi restituisce vero o falso, oltre a farmi avanzare il cursore ovviamente, mi restituisce vero o falso se c'è riuscito, se è vero vuol dire che l'ho trovata, se è falso vuol dire che non l'ho trovata. E poi farò return found. Il motivo per cui, che è un booleano, il motivo per cui lo spezzo in due questa istruzione è che dopo che ho trovato se era found, prima di ritornare dal metodo, devo spegnere la luce e chiudere la porta. Se no, abbiamo fatto la query, ritorniamo al risultato, il programma va avanti ma la connessione rimarrebbe aperta. Non posso chiudere le connessioni prima di aver fatto questo, perché per chiedermi next devo avere un result set aperto, attivo, quindi la connessione deve essere ancora aperta. Non posso fare return prima di aver chiuso tutto, però, perché altrimenti perdo risposta. Vabbè, facciamo attenzione. Ecco, questo metodo qua funziona, sarà proprio il fatto che funziona solo con gatto. In realtà non voglio che funzioni con gatto, che mi chieda ogni volta se c'è gatto nei nomi, ma voglio che mi chieda se ogni volta il nome specificato dentro questo oggetto parola. Allora devo sostituire gatto a p.getNome. Per farlo, vabbè, ovviamente costruisco questa query con tre pezzi. Il primo pezzo fino all'apice aperto, più p.getNome, più chiuso apice. Select nome from parola small, where nome uguale aperto apice, singolo, poi chiuso la stringa, poi ci aggiungo p.getNome, che è il pezzo della parola p, e poi ci aggiungo ancora il chiuso apice per finire la sintassi sequenziale. Quindi costruisco con lo scotch, no? Mettendo insieme pezzi diversi, un'unica query in cui infilo nel posto giusto il valore di una variabile. Ok? Quindi a questo punto, qui cosa gli manca ancora? Qua. Facciamogli generare un errore se qualcosa va storto. A questo punto possiamo provare a
aumentare il nostro programmino di test facendoli chiamare anche questo metodo. Grazie. Allora andiamo a prendere il nostro programmino di prova. Dopo che ha fatto stampa parole, facciamo un altro metodo. Cerca esempi. All'interno del quale chiederemo sempre a un nostro DAO di controllare, ad esempio, se c'è gatto e se c'è cacciavite, che siamo sicuri che non ci sia nell'elenco dei 17 animali. Quindi creeremo un oggetto parola P1 l'ID non mi interessa, lo metto a 0. Non ho un costruttore che richieda solamente il nome e allora sono obbligato a mettere un ID. Parola P2 uguale new parola, sempre 0, non mi interessa, cacciavite. E quindi farò poi, volendo potrei fare una piccola lista in cui metto queste parole da interrogare, ma come sempre questo è un piccolo programmino di test, non ha grosse pretese, se non quello di dire se pdao.checkparola di P1 è vero, punto out.println, P1.getName, trovato. Else e get nome. Else P1.getName non trovato. E la stessa cosa su P2. Quindi mi aspetto che mi dica gatto trovato e cacciavite non trovato. Qui sto testando questo metodo check parola. Ovviamente il main deve chiamarlo. Allora, proviamo a vedere se funziona. Gatto trovato, ho dimenticato gli spazi. Cacciavite non trovato. Quindi, o dopo che ha stampato l'elenco, ha fatto queste due ricerche. Quindi abbiamo usato il metodo cerca. Man mano che andiamo avanti, no, ci potenziamo questo nostro DAO che avrà via via sempre più metodi che sono quelli che ci permetteranno di lavorare. E ci dimentichiamo che dietro c'è un database. Abbiamo pensato all'inizio, abbiamo fatto le query, abbiamo messo a posto il punto e virgola, gli apici, select, e poi abbiamo semplicemente dei metodi di lavoro. Quindi useremo sempre questo meccanismo con due migliorie su cui dovremo ancora lavorare, non oggi. Sono due cose che non mi piacciono ancora. Una è che ogni volta che chiamo un metodo, qui l'ho chiamato qua, qui l'ho chiamato qua, qui l'ho chiamato qua, devo aprire e chiudere una connessione. Ma non sarebbe più furbo aprirla all'inizio del programma e poi tutte le volte che devo fare una query riuso la stessa connessione? Allora qui dobbiamo un attimo ragionare su cosa è più furbo fare, aprire e chiudere ogni volta che ho bisogno di sapere una cosa, oppure aprire una connessione e tenerla aperta e condividerla, e come fare a condividerla. Questo è più complicato di quanto non sembri, non l'idea ma la realizzazione pratica. Quindi però è un punto, annotiamocelo, in futuro dovremo parlarne. La seconda cosa che non mi piace è questo, più. Perché sto
In questo caso, qui punto get nome è il mio cacciavite che ho messo lì dentro. Però nei casi normali le query vengono, le ricerche vengono fatte sulla base di dati che l'utente inserisce. Giusto? Allora io sto mandando direttamente al database una stringa che contiene al suo interno dei caratteri che mi ha inserito l'utente con le sue mani sante. È ovvio, no? Se vuoi cercare ciò che vuole l'utente, dovrai ben mandare al database la stringa che ha scritto l'utente. Il problema è che se l'utente è un gran fetente invece di essere un santo, lui potrebbe scrivere lì dentro delle cose che contengono dei caratteri riservati, tipo un apice. Se lui mi mette un apice, che nome vuoi cercare? Gatto, benissimo. Che nome vuoi cercare? Apice punto e virgola. Allora quell'apice verrebbe interpretato, anche qui contiene una stringa, poi la prendo e la mando al database. Il database si fida di quello che gli mando. La interpreta come SQL, se c'è l'apice chiuso, dice vabbè, where, lui legge where, nome uguale, apice aperto, apice chiuso. Dice vabbè, che male hai fatto? Niente. Ma se io faccio come nome, che nome vuoi cercare? Apice chiuso, punto e virgola, drop table, no, parole. Il mio database farà una select che non trova niente, punto e virgola, drop table, parole. E le mie parole sono andate. Perché l'utente ha scritto in un campo di testo di ricerca una query string fatta apposta per farmi crollare il mio database. È un problema di sicurezza enorme. Si chiama SQL injection. Cioè mandare al database delle stringhe iniettate direttamente dall'utente che verrebbero invece interpretati come comandi SQL e il database lì. L'utente non potrà mai mandare una stringa al database perché non c'è la password per collegarsi, anzi di solito a livello di rete proprio non può collegarsi. Passa dal mio sito, entra con la mia password, JDBC, username uguale, password uguale, e attraverso la mia password esegue il suo codice. Metà dei problemi sui siti internet è dovuta a cose di questo genere. Una soluzione c'è, è anche molto semplice, si chiama prepared statement, statement preparati, in cui si evita questo problema. Non è molto complessa, ma oggi non ci sta nel tempo che abbiamo a disposizione. Andremo a vedere. Questa la risolviamo di sicuro la prossima volta, entro la prossima volta. L'altro invece è il problema della connection, ci chiederà, lo possiamo, diciamo così, rimandare per un pochino di più. Adesso però un bel intervallo.